In diretta qui a MasterChef in compagnia di Chiara e Vanessa, che hanno già preparato una mousse che è nel... è in frigo perché si sta raffreddando per bene, e adesso andiamo a preparare un altro mousse al cioccolato con delle lasagnette, cioè abbiamo creato delle lasagnette di pasta frolla per fare capire per bene a casa. E adesso stiamo aggiungendo al nostro cioccolato la panna. Pronto? Piccola! Buonasera cara signora, benvenuta! Buonasera, un bacione alle gemelline! Grazie! Cara... complimenti tanto ragazze! Grazie signora! Ha visto che stanno facendo questa mousse e stanno incorporando adesso la panna al cioccolato! Una meraviglia, se l'avessi qua io in questo momento! Cara signora, e intanto stiamo usando anche questi taglieri strapper, che ha visto che luce che danno ai nostri piatti, bene, una luce meravigliosa. Sì, va bene, molto cara bello. Signora, io la ringrazio tanto per averci chiamato, grazie, gentilissima, arrivederci signora. Allora, andiamo ad incorporare la panna, piano piano. Intanto la pasta frolla sta cucinando in forno. Pronto? Pronto, buongiorno, buonasera. A lei? Signora Simona? Sì signora, buonasera, benvenuta. Senta, io sono la signora da Soverato. Sì. Cortesemente, può ripetere cioè il codice dove si possono trovare questi taglieri? www.strapper.it. Ok, la ringrazio e buona serata, veramente sono delle cose eccezionali. Signora, grazie signora, molto gentile, buonasera, la ringraziamo ci molto. Ci risentiamo a presto. Certo, grazie cara buonasera. Signora. Buonasera. Vai. E in effetti non soltanto per il colore, per la... insomma sono veramente molto belli. Sono molto facili da pulire soprattutto. Molto facili da pulire. Ah, notiamo qui anche, guardate, giallo per i formaggi, questo giallo qui. Certamente. Ah, che meraviglia. Meraviglia, veramente giallo. E invece bianco per il pane, per sale e pepe, quel che uno vuole. Sale e pepe per... si adatta, sembra un marmorizzato, si adatta anche a una cucina, a qualsiasi tipo di piano, di in legno. È molto piaciuto quel colore. E questa piadina dell'Emilia Romagna è per me? Va bene, grazie. Abbiamo portato. Ma si può mangiare anche fredda? No, l'abbiamo portata apposta, si può mangiare fredda, calda è più buona però. Calda è più buona, allora, vero? Certamente. Allora metto un po' nel forno adesso, però prima la assaggio un po' fredda, perché la piadina non si può dire di no alla piadina, non vorrei offendere ragazzi gli ospiti, vero? Fai con comodo, tanto buonissima. Buonissima, mi fa piacere. Mamma che buona. La piadina. Intanto. Allora, intanto è incorporato per bene, come abbiamo visto il composto è diventato liscio. E abbiamo visto anche che questi taglieri si lavano, hai visto? Si puliscono benissimo, alla perfezione. Chiara adesso, Vanessa ha appena dato una pulita qui, sono puliti in un istante. Sì, pronto? Simona, sono Stella, buonasera. Ciao cara Stella, possiamo abbassare un pochino il volume del televisore? Grazie. Sì, sì. Eccoti Stella. Allora. Buonasera anche a Chiara e a Vanessa e al tuo ospite. Buonasera. 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 Complimenti per questa scenografia nuova, tutto meraviglioso, dal video si vede veramente bene, tutto spettacolare. Grazie signora. Perché risaltano molto i piatti, hai visto, con questi taglieri colorati? Vero Simona, vero. E intanto dei piatti che stanno preparando le nostre Chiara e Vanessa, cosa ne pensi? Tutto fantastico, a me i dolci piacciono tanto, quindi li preparo e mi piace impararne di nuovi. Quindi preparerai il nostro, signora? Questa lasagnetta mi attira tantissimo. Va bene. Quindi proverò a farla subito. Va bene, cara Stella, allora continua a seguire tutti i procedimenti, va bene? Sicuramente, buonasera. Grazie. E buon lavoro. Sei gentilissima, grazie. Ciao Stella. Buonasera. Allora, intanto andiamo a mettere nel sacchetto a poche.
Come vediamo sono dei dolci molto semplici, veloci da fare, però faremo vedere che andiamo a presentarli in maniera particolare, questa pasta sfoglia, appunto come delle lasagnette. E all'interno metteremo la mousse al cioccolato. Pronto? Signora, senti, qualche volta per poi preparare le piadine? Le piadine, certo, faremo preparare le piadine in diretta, perché no, certo. Io adesso l'ho trovata già, non la scuola, l'avevo nascosta veramente, però sì, le faremo preparare, va bene Giulia, ok? Grazie, ti saluto. Ciao. Saluta l'ospite. Certo, il nostro pieno, signora, certo. Grazie signora, buonasera. Buonasera. È giusto, perché noi comunque cerchiamo di dare nazionalità e internazionalità alla nostra cucina, non facciamo soltanto assolutamente cucina calabrese, vero ragazze? Facciamo certo. Cucina italiana e anche internazionale, anche quindi internazionale. La piadina noi la prepareremo. Pronto? Pronto, sono Maria Teresa Biaggi, buonasera. Buonasera Maria Teresa, benvenuta. Ben trovata, che c'è? Volevo salutare le ragazze. A chiare Vanessa. Buonasera signora. Buonasera a voi, bravissime. Solo che qua non si sente la voce. Quindi volevo sapere generalmente che state preparando. Perché non si capisce niente. Ma mi dicono però Maria Teresa che è strano, perché ad Acri non ci risulta nessun problema, quindi magari potresti provare a risintonizzare il canale. No, non si sente la voce quando parlate. Quando ci sono le telefonate in corso, non si sente, Simone. Sembra strano, comunque, ragazze, spieghiamo. Allora, signora, comunque, abbiamo fatto una mousse al mascarpone e arancia che abbiamo messo in frigo per lasciar raffreddare. E adesso stiamo preparando delle lasagnette con una mousse al cioccolato. E abbiamo la pasta... Io vi seguo, però poi ti devo vedere la replica, perché adesso non si sente niente. Va bene, perché signora. Non si capiscono le parole. Perfetto. Va bene, cara Maria Teresa, ti hanno sentito. Noi ti ringraziamo per avercelo segnalato. Grazie. Buona Grazie. Maria Teresa. Un saluto alle ragazze. Ciao. Grazie, buonasera. Ragazze, cosa stiamo preparando? Allora, andiamo con un altro piatto, salamini sfogliati. Inizieremo con... Aspetta. Salamini sfogliati, 200 grammi di pasta sfoglia, 4 salamini. 4 foglie di verza, un uovo, 50 ml di olio extravergine d'oliva, 4 fette di prosciutto crudo. Allora un attimo Simona, ti faccio... Allora, abbiamo segnato sulla ricetta il prosciutto crudo, possiamo aggiungerlo all'interno dei salamini, però io ho preferito toglierlo perché... essendo che abbiamo già i salamini all'interno, l'ho visto un po' troppo pesante. Troppo pesante, quindi possiamo togliere il prosciutto crudo. È facoltativo, possiamo metterlo se piace, come non metterlo. Allora, noi abbiamo dei salamini, abbiamo la verza che andremo a sbollentarla per farla, per poterla mettere all'interno dei salamini. E andremo ad avvolgere questi salamini con la verza nella pasta sfoglia e andremo ad infornarli. E li serviremo con un'insalatina di rucola. Un'insalatina di rucola. Intanto, ragazzi. O spinaci. Rucola o spinaci, pronto? Se vogliamo, è indifferente. Allora, pronto? Intanto... Pronto? Buonasera. Io abito al centro di Catanzaro, non si sente la signora quando parla. Io? Le ragazze... sì, forse il microfono della vostra signora che non si sente bene. Perfetto. Può dirmi? Sì. Per cortesia, mi può dire in due parole come si fanno le piedine? Però il microfono delle ragazze. Cara signora, non le stiamo preparando questa sera le piadine, le faremo nelle prossime serate e glielo diremo, va bene signora? Vabbè, ma guardi, non si sente la sua voce. Perfetto. Non si capisce. Grazie signora. Sì, lo stanno segnalando, hanno capito, signora, e lo stiamo segnalando. Chiara? Allora, io ho tolto la pasta frolla dal forno e vado a creare appunto queste. Aspetto, la lascio raffreddare per un po'. Perché altrimenti se la metto calda, quando vado a mettere la mousse all'interno, la mousse mi si scioglierebbe. Pronto? Pronto, buonasera Simona, Franco. Ciao Franco, buonasera a te. Buonasera.